Spinning Song, terzo video dedicato alle due mani che suonano insieme. Allora, abbiamo già visto molti dettagli nei due video dedicati alla mano destra da sola e alla mano sinistra da sola. Alcune cose a cui prestare attenzione quando ora le mani si trovano a suonare insieme. Intanto, nei primi due righi, cioè nelle prime 10 battute, abbiamo già visto che la mano destra inizia a suonare un po' in ritardo. C'è una piccola introduzione di due battute dove suona la mano sinistra da sola. E qua, nella seconda pagina, dove viene poi ripresa la prima parte, dopo, diciamo, una sezione centrale diversa, accade la stessa cosa. Due battute dove la destra sta in silenzio, ma suona soltanto la sinistra. Un'altra cosa, in queste in quattro battute, ma soprattutto nelle prime due, abbiamo la destra che funziona, come dire, un pochino a singhiozzo, perché ha una alternanza di pausa, note e così via. E quindi non suona sempre perfettamente insieme alla sinistra, ma va appunto a scatti in questa piccola parte, che poi si ripeterà anche qui nella seconda pagina. Infine, un'ultima cosa, abbiamo una sezione centrale dove la mano sinistra ha il ruolo principale, la melodia più importante. Quindi questi due righi, gli ultimi due righi della prima pagina e queste quattro battute iniziali della seconda pagina dovranno essere suonati con la destra un pochino più leggera, perché si dovrà sentire bene quello che fa la sinistra e quindi la destra sarà un pochino più morbida, più leggera appunto, per non rischiare di coprire quello che sta suonando la mano sinistra.